Buon Natale 2020 e buon anno 2021 a tutti. Sono The Buddha International Research Center. Pubblicavo i risultati definitivi dell'anno 2020 della mia ricerca sulla CIA. Nella fotografia vediamo il generale dell'esercito turco, Mustafa Kemal Atatürk, che secondo la mia tesi avrebbe organizzato la rivoluzione russa nel 1917, che meglio, più specificatamente, si potrebbe chiamare una rivoluzione musulmana, in quanto aveva come conseguenza un'espansione musulmana, soprattutto segreta, a livello di potere e a livello sociale. Questo sito internet oggi è stato pubblicato alle 16:30, questa fotografia con Mohamed Ali, presunto tutto, Pascià Mustafa Kemal Atatürk, deceduto il 10 novembre 1938, ore 16:30, mercoledì 13 novembre, 2 anni precisi. Il bambino Vladimir Putin, il sultano Vladimir Putin, Abdullah Kemal Atatürk, lo sceicco Pina Sherpa, Panettone Antonio, rivoluzione musulmana 1917, la Cedi Kemal Atatürk 15 novembre 1920, Biscay Istanbul a Kagur, allora così. Questa è la pagina web che, dove io ho scritto tutte queste cose qua che poi ho pubblicato. Questa è la pagina web. Questa qua, vedete. Il sultano Vladimir Putin, Abdullah Kemal Atatürk, presentato mercoledì 16:30. Savo, e mando in internet sul sito www.lapsicologia.com, perché www.debuddha.com è attualmente impraticabile. Allora sto pubblicando le ricerche del Buddha International Center sulla psicologia.com. Buon anno a tutti. Questa è la conclusione della ricerca per quanto riguarda il 2020. Mustafa Kemal Atatürk, generale esercito turco, guidava una rivoluzione musulmana in Russia nel 1917, che non è stata oggi pubblicizzata. The Buddha International Center, buon anno, buon Natale a tutti.